stai facendo? Senti, ma come sta che ne so vestire bene? Ma che brava! Non so se vedi. Ma davvero, non fa caldo lì da te? Il tuo posto misterioso non fa caldo? Non sa che fa più caldo da te. Andiamo morendo. Cioè, guarda, perché sei corte? Io, Ah, ecco, ciao. Allora, bello di qua e bello di sotto. Ascolta, non è che... No, non potevo parlare tutto il tempo in dialetto perché sennò veramente guarda tutto simultaneo. Però, cos'è che stai facendo in questa quarantena? Come passi il tempo? Senti, tesoro, con i compiti. Online? Facciamo compiti, no online, magari online, qua a casa. C'è una marea di compiti che arrivano tutte le mattine. Tu sei fortunata perché tuo bimbo va ad asilo, no? Volontari e quindi abbiamo. Ma scusa, ma a parte che ti sei bloccata. Mi sei bloccato. Ma dove ti arrivano? Su WhatsApp? Vedo. I compiti arrivano su WhatsApp. I compiti? I compiti arrivano via mail e noi li dobbiamo stampare tutte le mattine e poi la mamma si mette in mezzo a tutti e due e facciamo compiti, devono ancora finirli per esempio oggi, ma penso che ne avremo fino alle 6-7 di sera. Madonna, ascolta, ieri ho mandato le domande per te, sono stati veramente tutti gentili e carini. Cosa che io non ho fatto con te, quindi io magari le domande a te le... No, ma tu non mi fai domande a me, per me che ti intervista. No, scusa, mi cosa faccio? Ma la prossima volta ti scrivete delle domande per Melita, io le leggo in diretta. No, non fate domande. No, davvero, sono stati quelli molto carini. Quelle che ti possono leggere, leggiamo. Se no ti faccio fare questa roba. No, sta facendo... Che sta ferma? Che ti faccio un casino che tu te muovi? No, sta ferma. No, però devo dire che sono stati proprio carini, cioè nessun malato mentale mi ha scritto, ed è molto strano quando metto una mia colonna come te, capito? Sono stati proprio carini. Tante donne che mi hanno chiesto dell'esperienza di Miss Italia, roba che lì, ogni volta che te vedo non ti chiedo mai. Cioè esattamente che domanda ti hanno fatto? Mi hanno chiesto che cosa è rimasto di quella Eleonora, dolce carina. Da guardami. Tutto è rimasto. Ma sì, no, è stata un'esperienza bellissima, però devo andare indietro di un po' di anni, Adesso sono un bit vintage io. Aspetta, ma quanti anni sono passati? 2002. Vabbè, dai, anche tanti. Vabbè, perché io ho fatto il GGF nel 2007, cioè, quando è passato? Cos'è? Ah, il Grande Fratello, nel 2007. No, Guardia di Finanza ho fatto nel 2007. Anche! Ma non l'ho scritto! Non l'avevo io mai detto! Ah, e poi aspetta, qualcuno mi ha chiesto una roba strana, se ti ricordi di una puntata di quelli che ricalcia con la caviglia infortunata, può essere? Sì. Ma così vedi che l'ha fatto? Sì, perché no, mi ero fatto male una caviglia scendendo dei gradini, proprio sopra, proprio il pantalone, come che dicevano altri al Veneto. E poi praticamente sono andata sia fuori che cazzo, però senza i tacchi. E grazie. E cioè, ma perché sono andata, nel senso, sono entrata con i tacchi e poi me li sono tolti, cioè, mi sono tolta le scarpe sotto il pantalone, ma tanto non si è accorto nessuno. No, certo. Capite? Esatto, meravigliosa diretta in lingua veneta. io mi devo avvicinare per vedere sarà l'età. Ma scusa, ma tu non hai mai fatto una diretta? Mi dicono di chiederti di salutare Tom. No, non dirlo. Ah, vabbè, niente, ora ho l'unico che ho letto. Ma leggi bene, Eleonora, leggi bene. L'unico che ho letto. Leggi bene, vuoi chiedere a Mary di salutare? Leggilo senza dirlo, perché arrivi, dai. E come faccio a leggerlo senza dirlo? O lo leggo? Ma mente, leggilo senza dirlo.
quello. Ah, va bene, ok. Hai capito che è uno scherzetto? Ah, va bene, ho capito. Non lo sapevo. C'è scritto, allora, te lo dico, tanto ormai siamo bene, siamo sempre da fede. Puoi chiedere a Meli di salutare Thomas Turbato? Oh, Maria. E vabbè, ho capito. Hai capito? Allora, c'è, ci sono questi personaggi, però sì, lui, boh, è sempre questo qua. Ogni volta dice, puoi salutare la mia nipotina che cappella? Cioè, si trovi così, capito? Ma io ho capito, non sono arrivata perché non parlo. Ma perché mi guardi spiegarmi sempre robe? Non posso scrivere una cosa del genere, capisci? Io pensavo fosse proprio un nome, un cognome. Lo so, ma tutti pensa, tutti, gliel'hanno fatta tutti a Emma, a Belen. Tranne a me allora. No, dai, non ti fa mai in diretta, non puoi saperlo. Va bene. Esatto, poi c'è anche Luca Pocchione, però fa ridere, siete geniali. Sì, è volgare, però fin là, dai, non ridiamo piantini. Vabbè, ma sì, dai. Senti, dove è il bambino? Dove lo avete messo? L'ho nascosto. Poveretto. No, li ho segregati tutti in una stanza. C'è anche mio cugino, Thomas Toniolo, che non è nessun doppio senso. Thomas Toniolo e basta. Che ti ama la follia. Dove? C'è Muccino che ci saluta. Ciao, Mucci. Ciao! Mi fate tagliare. No, non Gabriele, Muccino. Uno molto più figo. Muccino Matulli. Ascolta, ma tu hai dei scioglilingua in Veneto? In Veneto no, ma non in Veneto sì. Ne vuoi uno? Sì, ma i tuoi figli parlano Veneto? Dialetto? I miei figli parlano Veneto, sì. Sì, sì. Sì. Quando vanno dalla nonna parlano solo dialetto Veneto. Tu quindi sanno un sacco di lingue. Tu a casa come parli? Dialetto sempre. Infatti io non ho perso l'accento. Adesso mi sto concentrando a parlare italiano, perfetto. Ma io non ho perso l'accento perché quando chiamo i miei, chiamo mia sorella, le mie amiche, parlo sempre dialetto. Ma anche quando trovo al bar, quando sono in Veneto, cavolo, ho fatto da spritz, cioè non riesci a parlare in italiano, perché la gente non ti parla in italiano, capito? Allora, adesso ti dico questa cosa qua. Quando andavo a fare i provini, mi preparavo, non so, sulle domande, eccetera, e mia mamma, per farmi in bocca al lupo, mi chiamava prima. Allora, pronto? Leonora, ciao, ascolta, vuoi far parte in bocca al lupo? Certo, mi raccomando, mamma, non mi chiamare prima dei provini, perché sennò mi viene la cadenza. E quindi dopo entravo, e la prima che mi guardavo era, Veneta. è vero, uguale, identica, stessa roba. Tra l'altro, quando io... Aspetta, c'è il diario di un padre fortunato che tu devi seguirlo. Devi seguirlo, Elena, perché sì, Elena, buonanotte, Elena. Io ho sposato. Questa è la cosa 2. Io sono sposata, ma... Elena. Ho sposato un po' anche tu. Amare no venire a mangi come furbirsi il culo se c'è per cagare. Bellissima, esatto. No, devi seguirlo dopo che lo mando. No, stavo dicendo che io quando vado in Veneto, che resto tipo anche 2-3 settimane, arrivo e dicono... Madonna, ma perché tu parli milanese con questo accento da milanese? Ma quando mai non ho l'accento milanese? Torno su e tutti quelli a Milano, Brianza, Madonna, cioè, ma come si sente l'accento veneto? Ragazzi, per capire anche voi altri. Parlando di cose serie, si trovi? Per cosa? Per scioglilingua. Ah, sì. Allora, ogni tanto, cioè, sbaglio anch'io, non è che sono... Però, tipo... Li vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Vai! Li vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Vai più forte, vai! Li vuoi quei kiwi? Se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? È la parte finale! La parte finale, ragazzi! La parte che... No, vedo io qualcosa in dialetto, non ce l'hai? Ma me in dialetto non li so, tu li sai se le lingue in dialetto? Non me li ricordo, è quello dei tacchi. Vivo attaccare il giornale, sempre via. Tacchi, tacchi, tacchi. Quelli sono abbastanza, ma non posso. Aspetta, fa così. Tite te tacchi, tacchi. Metacchi, più metacchi. Mite tacchi, tacchi, tacchi. Tite tacchi, tite tacchi, tacchi. Vero?
mi vengono di quelle battute che non posso fare perché sono volgarissime. Perché no, non so. Forse Pietro potrà proteggerla. Brava! Sì, ce l'ho fatta. Ragazzi, ma voi avete qualche scioglilingua da darci? Vediamo. Io ne tacchi, insomma, mi dico. Esatto. Sì, allora andiamo avanti. Ma fossi tu quel barbaro barbiere che barbassi quella barba a Piazza Barberini? Carina! Bravo, questo me l'ero anche segnato. Allora. Bella. La carina, la fina riga, la carina, la fina. No, quella non mi piace. Aspetta, Tito, tu mi hai ritinto il tetto, ma non ti intendi tanto di tetti ritinti. Attenti.